È assolutamente necessario che l'arte o il teatro servano a qualche cosa? Dirò che dovrebbero servire ad insegnare alla gente che ci sono attività che non servono a niente e che è indispensabile che ce ne siano. È un pensiero di Ionesco. Carmelo Bene, ospite della poltrona scomoda di Mixer Cultura. Lei, una volta, esordendo in una trasmissione televisiva, disse che il suo più grande desiderio era quello di rendersi inutile. È d'accordo con Carmelo Bene e con Ionesco? Ma tutta l'arte è inutile, no? L'arte è grande. E la vie si court. Appunto. Era solo un modo per ristabilire un contatto con lei. In realtà noi siamo qui per porre alcune domande fondamentali e provocare un discorso. Parlare della scrittura di scena e del suo rapporto col mondo del teatro. In una recente intervista, un incontro con Rita Cirio, Carmelo Dramma sull'Espresso, si è capito che lei è nemico del sistema teatrale italiano. Prendendo d'infilata i registi cosa sono? O spazzini, o trovarobe, o al massimo, quando è gentile, confezionatori. Gli attori ignoranti e incapaci di mentire. Gli autori dei testi non esistono. Esiste solo la scrittura di scena. Ma il pubblico, gli spettatori sono dei parvenu. Lasciano i banchi dove vendono salami e senza aver letto un libro si siedono a teatro. Ma la sua rabbia più profonda, più vera, è con i critici. I critici sono tutori del testo e dell'ordine. C'è l'universo in tutto ciò, bisogna, andiamo un po' con calma, mettiamo un po' d'ordine, cioè la scrittura di scena anzitutto. Io credo di continuare un discorso dove anche Antonin Artaud fallì. Di Meyerkold ne so molto meno, non se ne sa meno, salvo nelle certe straordinarie recensioni di Boris Pasternak. Ecco, ma Artaud regalò alla Francia questo grandissimo martir della lingua, ma in teatro non poteva che fallire, e quindi fallì. Io ho ripreso il discorso di Artaud, cioè quello sulla scrittura di scena contro il testo. Un testo, un teatro di testo, diceva Antonin Artaud, un teatro di invertiti, di droghieri, di imbecilli, di finocchi, in una parola di occidentali. Quindi, allora è il caso di mettere un po' a fuoco cos'è la scrittura di scena, dopo secoli, quattro secoli, già però ventilata in Shakespeare e in tutto il teatro elisabetiano. Senta, che si fidava e si affidava alla parola, mi perdoni se non... No, ma volevo prima di mettere, non voglio interromperla, vorrei far accomodare degli interlocutori fondamentali della nostra serata, i critici, due temerari critici che sono qui con lei e che poi presenterò. Così volevo che ascoltassero questa messa a punto del quadro. Diceva appunto dopo circa quattro secoli di teatro, di testo a monte, ecco finalmente la scrittura di scena. Una volta il testo viene tuttora, ahimè, in Occidente, riferito, si impara a memoria. Cioè è un teatro del detto, del già detto, della e non del dire, che sconfessa il detto e si sconfessa anche in quanto dire, cioè si tende delle trappole il dire al dire stesso, non è mai un dire del medesimo comunque. Quindi la scrittura di scena e tutto quanto non è il testo a monte, è il testo sulla scena. Nasce. Quindi il testo ha la medesima importanza che può avere il parco lampade, la musica, un pezzo di legno, di cantinella, qualunque, un barattolo, questo è il testo nella scrittura di scena. Chiaramente affidata alla la superbia dell'attore in quanto soggetto, non più dell'attore in quanto io, cioè in quanto immedesimazione in un ruolo.
Ho capito. Ecco, mi pare sia molto chiaro. E questo i critici non lo capiscono. No, ma non accusiamo, non facciamo... No, ma facciamoli partecipare a questo nostro incontro. Ahimè, partecipano anche troppo, non a questo incontro, ma soprattutto non partecipano a una mia sollecitazione che la perenne, laddove io mi sforzo di togliere come artefice il logos, cioè di togliere il senso sulla scena, allo spettacolo, per recuperare un controsenso, dove da capire non ci deve essere nulla, perché il teatro, in nome di Dio, ha da essere gioco e non pensamento, pensosità. Quindi, cosa fa la mediazione critica? La mediazione critica non fa, tra l'altro poi obbligata in una recensione, io li ho da sempre compresi, i signori critici. Sono un mestiere veramente umiliante. Léon Blois li ha definiti stupendamente bene, come il critico diceva Léon Blois, è colui che ostinatamente cerca un letto in un domicilio altrui. Ecco. E c'è questo dissesto, io sento il loro disagio. Invitai De Monticelli e Chiaretti a non occuparsi del mio teatro, cioè della scrittura di scena già così difficile, dove da capire non c'è nulla, grazie a Dio. Ed è pensata come l'italiana in Algeri. Io sono l'italiana in Algeri, me ne infischio di Nietzsche e di tutta la storia del pensiero, però sono un filosofo. Beh, ecco, per depensare bisogna aver pensato. Cosa fa la critica? Riconduce tutto al senso, a una visione di senso assai personale, truccata da oggettività, mentre qualunque critica dovrebbe essere di tendenza, cioè prima si qualifichi il critico. Non si dà critico, diceva Oscar Wilde, fuori dall'artista. Feuerbach l'aveva già detto prima di Wilde, ecco, l'artista è il critico quindi è l'artista. Benissimo. I critici artisti non sono, io sono il critico dei miei spettacoli. Perfetto, ecco, non mi mattatorizzi la trasmissione. Non intendo. Guido Almansi, lei è chiamato in causa perché ha scritto una critica su Panorama che in fondo era elogiativa. Certo. Ma Carmelo Bene non sapeva che farsene, anzi l'ha giudicata letteraria, impropria. Come si difende? Ma non credo di aver da difendermi, credo che anche quelle cose che ha detto Carmelo Bene non siano esatte. Non è vero che la critica deve essere oggettiva, credo che non credo neanche io nell'oggettività soggettiva, della soggettiva ho detto, no, soggettiva, non oggettiva. Ha detto soggettiva? Sì, ma in quanto studio, non in quanto recensione, critica di recensione, ho detto soggettiva. Io avevo capito che Carmelo Bene attaccava la critica perché cerca una oggettività senza raggiungerla. Io non cerco un'oggettività perché io sono uno spettatore e ho la mia personalità. Ci sono due punti in quello che ha detto Bene che non mi convincono affatto. Uno è questa storia del depensamento e l'altro è la storia del gioco. Vorrei rispondere sì. A questi due punti. Bene dice, io non penso, depenso, è una bella frase, mi dovrebbe adoperarla forse con un po' più di riservo, ma insomma ammettiamo pure questo gioco sul depensamento. Però allora bisogna accettare il gioco fino in fondo. Non si può dire io depenso, però il mio pensiero è il pensiero più profondo di tutti i pensamenti o i depensamenti che esistono oggi. Ci deve essere. Ma insomma, se uno depensa, uno non può avere la botte piena, la moglie ubriaca, o in questo caso, mi permette di finire, o in questo caso il cervello pieno e lo spirito folle. Bisogna accettare anche quella che è questa bellissima follia di Bene, che però, ma non si può poi recuperare tutto sul piano del pensiero. Il depensamento è anche un'accettazione di quella che è una follia. Santo Dio Almansi, abbia pazienza, ma io non ho detto questo, ho detto soltanto di essere italiano in Algeri. Ho detto, quando si parla di teatro del depensamento, cioè della sintesi lirica, quella che Flaiano mi riconosceva ironica, spietata, chiarivo che non è quello che tiene a capa fresca, come direbbero a Napoli, ma che presuppone tutta una filosofia a monte, e quindi uno studio sul linguaggio, non sulla lingua, ma sul linguaggio. Ecco, e allora, i miei 28 anni di scrittura di scena, documentatissimi, non devono tanto poi allarmare, non si allarmi Almansi, lei in fondo è un letterato, è in teatro, è un parvenu, perché si allarma?